Mister Adornato, con noi il tecnico del Real Cittanova, quindi cambiamo campionato. Mister, buonasera. Buonasera a lei e a tutti voi. Grazie, grazie per essere con noi. Mister, oggi una giornata buona, arriva questo 3-0 contro la Villese, mettete ulteriori punti di margine con quello che c'è alle spalle, ma voi so che puntate invece a quello che c'è più su e in questo momento vi trovate a meno 2 dall'ultimo posto utile per i playoff. Che partita è stata quella di oggi contro questo avversario che comunque lamenta qualche piccola difficoltà? Guardi, l'avversario, nonostante la classifica un po' deficitaria, oggi sinceramente mi ha sorpreso positivamente, è una squadra ben messa in campo, organizzata, però voglio dire, non merita secondo me la classifica che ha la Villese, quindi a mio avviso non merita i 4 punti in classifica. Quindi insomma qualcosina in più. Mentre invece quello che io mi chiedo e le chiedo, questa differenza abissale di rendimento tra casa e fuori, perché voi le avete perse tutte fuori e vinte tutte dentro, cioè, siete una specie di camaleonte praticamente, cioè in casa in un modo e fuori in un altro. Sì, ma guardi, un po' diciamo la cabala dice questo, però il discorso è un altro, il discorso è che nelle partite in trasferta siamo stati un po' sfortunati, ricordo così in mente col Torinova la prima partita abbiamo sbagliato 2 rigori, avevamo già all'ottantesimo partita vinta, col Valgalli con rigore sbagliato un altro punto, domenica scorsa col Catona una partita che avevamo indirizzato dalla nostra parte, abbiamo perso l'ultimo minuto e ci trovavamo con 7 punti più in classifica e parlavamo di 12 punti più 7, 19, e quindi parlavamo di tutt'altra classifica. Il discorso è che non riusciamo ad avere questo diciamo equilibrio tra in casa e fuori, dove magari tra le mura amiche ci troviamo meglio. Ecco, per ovviare a questa condizione farete qualche movimento oppure diciamo siete tutto sommato a posto così? No, guardi, attualmente abbiamo in uscita già da questa domenica, abbiamo avuto sia Retano, Carbone e Pantano che non faranno più parte del nostro progetto per quanto riguarda i movimenti in uscita. Per quanto riguarda i movimenti di entrata, la società assieme a me stiamo valutando come completare questi buchi lasciati per migliorare l'organico e competere diciamo con tutte le formazioni che ci precedono in classifica. Bene mister, grazie per essere stato con noi, una buona serata. Grazie a voi, una grazie. Buona serata. Ringraziamo mister Adornato, tecnico del Real Cittanova.